andiamo a mangiare tutti insieme, cioè questa cosa qua è questo da cui bisogna partire. Forse è il caso di puntualizzare brevemente: Migrarti era un progetto sostenuto dal MIBACT e ideato e sostenuto da Paolo Masini, che attraverso una serie di attività culturali e praticamente teatrali cercava di mettere in moto l'incontro con soprattutto le seconde generazioni, e che ha avuto grande successo a livello di energie che sono state messe in moto, ma anche grande successo per quanto riguarda poi i risultati effettivi, con una serie di progetti davvero interessanti. Ed è stato fatto 2 anni, 2017-2018, e adesso è stato cancellato. Io chiederei a voi, che siete stati a lavorare in posti strani e lontani, che cosa vi dà dal punto di vista artistico questo tipo di lavoro? Cioè, gli obiettivi extra teatrali mi sembrano abbastanza chiari, ma Viola, dal punto di vista artistico, che cosa ti dà questo? A me? A te. Allora, c'è una cosa che mi viene sempre in mente quando penso a questo aspetto, ed è che ho trovato nella zona in cui lavoro io, ho trovato una particolare forza espressiva che inizialmente questi ragazzi non avevano, in realtà una forza che siamo andate stimolando attraverso il training. Quindi, diciamo, come zona culturale non è una zona dove c'è molta teatralità, però appena si va a stimolare questa cosa col gioco teatrale, con l'incontro, con la condivisione, esplodono. Ed è una cosa che secondo me ha a che fare con la vita che fanno queste persone su queste montagne, dove incontrano delle difficoltà che qua noi non abbiamo, si confrontano con la malattia, con la morte in una maniera quotidiana, vanno a piedi per chilometri ogni giorno a prendere con fascine di legna sulla schiena, lavorano nei campi con un aratro di legno ancora. Secondo me questa cosa dà a questi ragazzi, che crescono veramente così, una potenza espressiva diversa sul palco, perché col loro corpo non devono fingere di mettere in scena la vita, che è una cosa che spesso noi, almeno io, ho fatto da giovane. Mi ricordo questa cosa di fare teatro e dire di essere finta, devo piangere la morte del padre. Poi qualcuno le ha vissute queste cose, ma non viviamo la morte in maniera condivisa, non abbiamo ritualità quotidiane, come dire, non abbiamo ritualità forti che scandiscono il tempo della comunità, e questa cosa là è enorme. Appena tu la tocchi, la attivi, diventa una verità sul palcoscenico, secondo me strabiliante. Per esempio, abbiamo assistito al rito al lavoro della trebbiatura, fatta con le vacche che camminano su questo cereale che si chiama teff, che è quello con cui si fa l'ingera, e gli uomini poi setacciano con dei ventagli particolari fatti di pelle di capra. Al tramonto, un'intera famiglia, che poi era un insieme di famiglie, un clan coinvolto in questa cosa, questa era una danza. Era una danza ed era una messa in scena, è uno degli spettacoli più belli che ho visto nella mia vita. Quindi voi capite, il momento in cui si dice mettiamo in scena il lavoro del contadino, questi lo fanno in maniera bellissima, naturale, di per sé, non devono far finta. Io sono arrivata dal liceo a fare teatro, che avevo solo letto un sacco di libri, ed era una ricotta. E questa è la sensazione che io ho quando faccio i laboratori a volte in Italia. Molto diverso questo. Maurizio Bertolini, tu che cosa ti danno queste esperienze? Da quel punto di vista ho un ricordo fortissimo in una scuola media in Libia, dove abbiamo chiesto se sapevano suonare. Non lo sapevamo, ma lì tutti studiano percussioni alle medie, ma le studiano seriamente, e ci hanno fatto un concerto. Io sono rimasto a bocca aperta e pensavo all'Italia e al fatto che noi studiamo il flauto, okay? E alla differenza di potenze, di intensità, di interpretazione che loro avevano, e di naturalezza anche che loro avevano rispetto a quello che noi possiamo fare con un flauto, che è uno strumento che inizialmente non piace a nessuno, che è un po' limitato come tipo di espressività, no? Quindi, dal punto di vista artistico, quella è stata la cosa più forte. In generale, la cosa bellissima sono gli incontri con le persone, perché poi nel laboratorio è vero, si lavora su un tema, si lavora su qualche cosa di specifico, ma fondamentalmente si lavora per incontrare gli altri, per incontrarsi a metà strada tra la nostra cultura e la loro, capire che cosa c'è in comune, capire che cosa c'è di diverso,
e come possiamo contaminarci a vicenda. E quello è quello che poi ti porti a casa e che vorresti rincontrare ogni tanto, ma a volte non può. Penso alla Libia, alle persone che ho conosciuto lì, non posso più rincontrarle perché non posso tornarci. Bintu, che cosa ti è successo quando sei arrivata in Italia e hai cominciato a fare l'attrice in Italia proprio dal punto di vista del lavoro teatrale, del lavoro di interprete? Sei andata avanti esattamente come lavoravi in Burkina Faso? No, non nel senso che l'esperienza che avevo avuto in Burkina non è che è andata persa, perché la prima cosa c'era la lingua, perché in Burkina noi parliamo la nostra lingua e parliamo il francese e in Italia devo parlare l'italiano. Allora quando sono arrivata posso dire che ho avuto delle persone che erano nell'arte e allora sono andata a fare un po' di seminari, sono andata a fare il seminario con Virgilio Sieni e sono andata da Raffaele Giordano e con Virgilio Sieni ho fatto il seminario, dopo lui mi ha preso per fare un lavoro, era la danza, era più facile, è chiaro. Allora ho avuto questo onore di lavorare con lui e dopo io, intanto che mi piaceva la danza, facevo in Burkina, in Africa tutti ballano, però per essere una danzatrice si impara. Si fa come qui si fa la scuola e allora sono andata anche alla scuola qui in Italia, sono andata alla scuola di teatro Arsenale che si faceva 2 anni di scuola di teatro, lo faccio quella e faccio i seminari e poi prendo dall'Italia e aggiungo a quello che ho dell'Africa. E Carla, come ti sei trovata a stare in scena con un'attrice come lei che canta e balla e non fa solo e non parla solo? Non è il mio. Tanto bisogna dire che Bintu non è che si ami cantare, l'abbiamo costretta un po'. Canta benissimo, però vabbè, però non è il suo. Però come mi sono trovata, no? Tanto mi sono trovata che lei ha una presenza scettata bellissima, vabbè. Ma poi sta sempre proprio molto, cioè io credo che abbia un'energia che viene diciamo un po' dalla pancia, no? E che si vede, no? Allora io ogni tanto durante le prove dicevo, ma vedi che però parte da questo centro, no? E noi tendiamo invece un po' a ingobbirci, a lavorare molto. Qual è il tuo, Carla? Qual è il suo è la pancia, il tuo centro qual è? Ma come attrice? Che sia anche quello, però mi rendo conto che non è tanto così e mi rendo conto che mi libero di più quando appunto, ad esempio, abbiamo fatto gli spettacoli con la musica, devo dire che anche a me la musica aiuta tanto, soprattutto che se è una musica etnica, come ho fatto Base fra i Bazzari, dicevo prima Madre Candestina, Mama Africa. Chiaramente noi abbiamo dei blocchi in più, perché il nostro è un teatro. Un teatro che nasce come teatro di parola sostanzialmente, vabbè c'è il melodramma certamente, però insomma io ho fatto molto teatro anche da laboratori di espressione corporea e questi Grotowski visto che ho una certa età e questi naturalmente mi hanno insegnato molto. Le scuole di teatro si stanno adesso aggiornando moltissimo, ma diciamo che l'addizione vieni, tieni, bene, cioè c'era tutto un lavoro molto grande, insomma, Carlotta Salmenise, io infatti poi entro, cioè ho il pilota automatico, no? Vado in scena, cena, Genova, poi però a me nella vita mi viene anche un po' da ridere, quando sento qualche attore che fa queste, cioè che continua ad avere questo modo di parlare, no? Appunto, tieni, vieni, la differenza pesca, cioè no, non mi ha mai affascinato tantissimo, quindi l'incontro con Bintu non fa che ancora di più spingermi su una strada decisamente, non so, forse etica. L'altra cosa che ti volevo chiedere è che tu lavori molto spesso con giovani attori e giovani attrici non professionisti. Come costruisci il percorso di lavoro in questi casi?
In questo Migrarti ci ha dato l'opportunità facendo un lavoro di 2 mesi prima di andare in scena. Siamo andati in scena, debuttati ad esempio con la Bianca del Sole nel Mondo Pentola, e poi sono andati talmente bene che li abbiamo ripresi. Lavoro grazie anche a persone, ricito Alberto Lasso, Montesinos, che hanno, oltre a una professionalità più teatrale, una professionalità di mediatori, perché è molto delicato il lavoro. Su questo forse Carlotta Sami ci potrebbe dire qualcosa di importante, e l'abbiamo molto sviluppato questo tema alla Due Giorni al Teatro dell'Argine con Michela Casalboni, Andrea Paolucci, che fanno un bellissimo lavoro, perché non è soltanto, e credo che possano dire lo stesso Viola e Maurizio, cioè chiaramente si vanno a toccare tutte le volte che si lavora sulle emozioni, sull'emotività, sul corpo, si vanno a toccare anche delle corde sensibili. Figuriamoci quando persone vengono da esperienze, magari hanno davvero delle grandi capacità artistiche, ma devi, come dire, no? Cioè, devi essere delicato, devi capire. Quindi secondo me in questo, come si diceva anche con in quella Due Giorni fatta con UNHCR, ci vuole un'alleanza con più discipline che possano aiutare anche gli attori, perché sennò si possono anche fare dei disastri, cioè si può anche, come dire, sì, facciamo una cosa, ma poi anche queste persone che accompagnino un percorso, se non si stabiliscono delle relazioni, se non c'è accudimento, diventa solo, adesso la dico bruttissima, non è solo il suo caso, un episodio strumentale rispetto, ho vinto un bando, faccio un progetto, va bene, ciao, arrivederci. Ecco, credo che in questo, e poi chiudo e non parlerò mai più, almeno in questo momento, poi, credo che in questo la coerenza della Compagnia del Suc e del Festival Suc è ormai riconosciuta a livello, insomma, dopo 21 anni posso dire con tranquillità che a noi non è caduto. Maurizio, si parlava di competenze, quello che diceva adesso Carla è non bastano le competenze teatrali. Che altre competenze servono per fare questo tipo di lavoro e come si possono acquisire? Sicuramente competenze nella gestione di un gruppo, competenze psicosociali e relazionali per far sì che non accada quello che diceva anche Carla, cioè che l'esperienza per il gruppo non sia una buona esperienza dal punto di vista umano e personale, perché il teatro è molto potente, può muovere molto le emozioni, può muovere molto ciò che abbiamo dentro, e come conduttori dobbiamo essere in grado di accompagnarli, gestirle, non forzare soprattutto, quindi non è tanto importante, abbiamo in mente un obiettivo e quindi a tutti i costi cerchiamo di arrivarci, ma proviamo ad arrivarci in qualsiasi modo, utilizzando diverse arti, anche come diceva Carlotta, ma sempre nel rispetto del gruppo e nel rispetto degli individui. Per far questo, nel nostro caso è una professione, ci siamo formati, abbiamo tutti un master in teatro sociale di comunità, che è un percorso che ci forma sia ai linguaggi teatrali sia alle competenze necessarie per gestire il gruppo e lavorare con le persone. Carlotta Sami, intanto è stato citato più volte a questo punto il lavoro che sta facendo UNHCR con il Teatro dell'Argine e con altre realtà teatrali italiane. Racconti brevemente che cosa ha significato questo progetto, quali sono i suoi obiettivi e chi avete coinvolto. Allora, il lavoro con i teatri, così come il lavoro anche con altri centri che in qualche maniera aiutano a includere in una maniera diversa i migranti e i rifugiati, è iniziato da una considerazione. Diciamo dal 2012 fino al 2015 abbiamo avuto questo grande afflusso in Italia di rifugiati e di migranti, e l'Italia in qualche maniera ha cercato di mettere in piedi un sistema che accogliesse le persone. Ma il grande assente di tutto questo sistema, e ancora lo è una capacità, non è solo un problema italiano, ma l'Italia, diciamo, ha un po' di strada da fare, è la capacità di includere veramente socialmente le persone. Quando abbiamo iniziato a lavorare per proporre al governo circa
3-4 anni fa un piano nazionale per avere un progetto di lungo termine di inclusione sociale dei rifugiati, abbiamo fatto diversi incontri con i rifugiati stessi, i quali ci hanno detto che sostanzialmente la cosa che per loro era più difficile, al punto da soffrire quasi di una, ovviamente per molti di sindrome da stress post-traumatico, ma per altri sindrome quasi depressive, dovute al fatto che in questi centri dove loro stanno per mesi, mesi e mesi, vivono in una situazione di passività assoluta. E non vengono nemmeno messi nella condizione di dire non solo io vengo dalla Nigeria o io vengo dalla Siria o dal Sudan, ma neppure di dire io ho fatto questa scuola, io so fare questo, io amo suonare, amo leggere, nulla di tutto questo. Quindi per noi è stata la decisione di iniziare a trovare tutta una serie di strade possibili per rendere effettivamente i rifugiati partecipi di questa nostra società. Il teatro e l'arte per noi è stato questo, uno di questi canali con cui siamo andati con alcuni bandi a sostenere delle realtà teatrali che facevano questi, così come anche da 2 anni a sostenere i rifugiati stessi nella possibilità da sé, da protagonisti, di costituire delle associazioni che si possono poi esprimere nel modo che loro preferiscono. Detto questo, sono passati ormai quasi 6 anni da quando è iniziato tutto questa che è stata definita crisi dei rifugiati in Europa, che crisi non è, è una nostra crisi. E io credo, sentendovi anche parlare, credo fortemente in quello che ha detto Carla, che bisogna dare spazio al teatro e all'espressione artistica, ma non solo per i rifugiati, ma per tutti noi, perché in questa situazione in cui noi siamo, in cui si parla sempre solo più di chiusura, in realtà quello che ci rimane e che dobbiamo difendere, questo sì, con tutte le nostre forze, è uno spazio di libertà, e questa libertà sta, diciamo, nel nostro pensiero, sta nella parola, e in questo credo il valore grandissimo del racconto, è il griot, è il raccontare le storie. Anche io non faccio altro che raccontare storie, faccio la portavoce, racconto sempre storie, raccontare le storie delle persone, raccontarle le une alle altre, chiedere a tutti di raccontare queste storie, portarle in teatro. E poi l'altra grande libertà che ci rimane è di fare tutto questo con i nostri corpi e mettere a disposizione i nostri corpi costantemente in situazioni come questa del SUC e in ogni altra situazione e spazio di libertà possibile. Immagino che quando siete partiti con